Amici e telespettatori di Manfredonia TV, buonasera e benvenuti al settimo appuntamento con Salotto Culturale, un programma ideato e condotto da me, Giulia Rita D'Onofrio, sulla nota emittente televisiva sipontina quale quella di Manfredonia TV. Invito naturalmente a seguire la diretta di questo settimo appuntamento o dalla pagina Facebook di Manfredonia TV, quindi per chi non avesse ancora cliccato un bel mi piace, lo faccia e naturalmente anche sul canale YouTube. Settimo appuntamento, ancora purtroppo in videocollegamento, questa volta da San Severo. Ho avuto il piacere naturalmente di averla già ospite nelle precedenti trasmissioni, sempre targate Salotto Culturale, ed è Maria Teresa Infante, nota poetessa e scrittrice, che ringrazio subito per aver accolto il nostro invito. E come al solito sono io che devo ringraziare te, Giulia. Ti ringrazio per avermi invitata ancora una volta e ringrazio gli amici di Manfredonia TV. Bene, io ringrazio anche il supporto tecnico che naturalmente, come sottolineo settimanalmente, senza di lui non sarebbe possibile fare puntata alcuna, ed è Andrea Colaianni. Io vado a presentare brevemente la ricchissima biografia della nostra ospite di Maria Teresa Infante, quale poeta accreditato, cofondatore e presidente onorario di Wiki Poesia. Fondatore e presidente dell'associazione culturale L'Oceano nell'Anima. Responsabile del settore editoriale Oceano Edizioni, caporedattore della testata giornalistica indipendente Oceano News e dell'omonimo blog online, collaboratore del Corriere di San Severo, del Corriere di Puglia e Lucania, redattore per la Puglia della rivista trimestrale di arte e cultura La Ballata. È presidente del Premio Internazionale di Poesia Ciò che Caino non sa, relativo proprio alla violenza di genere e minori. Maria Teresa, puoi dirci qualcosa al riguardo? Ti ringrazio Giulia per aver citato questo premio, che peraltro è in corso d'opera perché sono appena arrivate le valutazioni dei membri di commissione, per cui fra un po' si saprà chi sono i finalisti, chi sono i vincitori. Però ecco, in questo premio è relativo vincere o meno, perché quello che conta davvero, mai come in questo caso, è stato partecipare proprio per continuare, ecco, a parlare di non violenza, per continuare a sensibilizzare, per scuotere le coscienze, perché giustamente, come hai ben detto tu, è un premio contro la violenza donna, a tema imposto, e anche contro la violenza, gli abusi e i soprusi verso il mondo dei minori. Per cui ecco, è una maniera, io un alibi lo chiamo, per continuare a parlare di queste cose, di queste grandi problematiche, grandi drammi che da sempre affliggono l'umanità, ecco. E purtroppo la violenza non si è fermata neanche con il Covid. Bene, Maria Teresa, io continuo nella lettura naturalmente della tua biografia. Abbiamo fatto un sunto. Sei presente, sei collaboratore, art director del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea, Lucio Anneo Seneca, coautore di antologie bilingue in inglese, polacco, serbo, spagnolo. Presente ancora in riviste letterarie in Cina e su riviste letterarie nazionali, e vincitrice di vari concorsi di poesia, di narrativa e di giornalismo. Ha recensito oltre 70 autori ed artisti ed è stata a sua volta recensita
da poeti, critici letterari, filosofi, saggisti. Maria Teresa, nel 2019 e nel 2020 hai ricevuto due grandi riconoscimenti per la poesia e letteratura nel 2019, mentre nel 2020 l'alto riconoscimento Il Pensatore, entrambi ad opera dell'Accademia Italia in Arte nel Mondo. Ce ne vuoi parlare? Sì, no, va bene, magari è meglio. Mi imbarazza molto parlare dei riconoscimenti, dei premi. Veramente fanno piacere, molto piacere nel momento in cui li ricevi. E questo da parte dell'Accademia Italia in Arte nel Mondo, Arte Human Rights, è stata davvero una bellissima sorpresa e una bella esperienza, un bel momento. Bene. Io continuo ancora nel dire che nel 2019 hai preso parte anche ad un'esperienza cinematografica per il grande schermo, proprio in Calma Apparente, tratto dall'omonimo romanzo di Mauro Valente con la regia di Eric Veneziano. Ma con Maria Teresa passo, oltre chiaramente poi ad accennare alla pubblicazione in poesia e narrativa antologica alla collana Terre d'Italia di Massa Infante, cioè un nuovo progetto editoriale con cui sarà poi attraversata tutta l'Italia, io vado subito a presentarvi invece l'ultima fatica letteraria di un'indefessa poetessa, di un'indefessa scrittrice, che è appunto Torneremo a guardare il mare, Pensieri riversi, Posizione fetale di Maria Teresa Infante. Nasce per caso un colpo di fulmine per l'amore che non conosci, un libro non programmato, dove la scrittura, come ha sottolineato la poetessa, l'ha salvata ancora una volta. Torneremo a guardare il mare di Oceano Edizioni è il frutto di un colloquio intimo. È un dialogo illogico, doloroso, nelle notti in cui naturalmente il lockdown non è riuscito a spegnere le luci sul pensiero che non voleva saperne di dormire e quindi si ripara in posizione fetale aspettando l'alba, perché dormire era appunto togliere vita all'esistenza. Si tratta di prosa e di poesia in 105 pagine, attraverso anche il rafforzarsi di un credo spirituale in cui l'autrice avverte incessante la necessità di essere parte delle cose di fuori, in simbiosi con l'armonia del creato, in cui ravvisare tutta la bellezza e la meraviglia di un bene supremo, che è l'unico a cui bisogna obbedire assolutamente. Il volume si snoda attraverso tre parti. Bene, Maria Teresa, allora volevo aprire una piccola parentesi prima, naturalmente, di parlare di Torneremo a guardare il mare, dove io mi sono permessa di fare una piccola presentazione. Io sapevo attraverso colloqui fa che avresti dovuto pubblicare anche il romanzo L'Arma. Come mai hai cambiato idea? E infatti ricordi bene dal nostro ultimo incontro. Infatti questo romanzo direi che forse è un romanzo un po' generoso, fa sempre un passo indietro, perché in effetti è pronto da oltre 2 anni, però ogni volta devo rimandarne la pubblicazione. Giustamente, come hai detto tu, ho pubblicato questo mio ultimo libro, Torneremo a guardare il mare, quindi un po' già dal titolo e da quello che hai espresso benissimo in anteprima, è un volume che parla di questo tempo attuale che stiamo vivendo.
per cui andava pubblicato o ora o dopo non avrebbe avuto un senso, per cui ecco, ho posticipato ancora una volta l'altro romanzo, perché ho voluto mettere in circolo questi miei pensieri di attualità, anche se è un libro che non era in programma, in effetti, è nato da solo, un po' come nascono le poesie, no? L'ho generato io, però diciamo un po' che ha voluto nascere. Assolutamente. Maria Teresa, come nasce invece Torneremo a guardare il mare? Allora, sai, c'è tanto dietro questo titolo, è un po' tutto quello che attraversa le 100 pagine del romanzo, perché tu sai cosa, cioè tutti noi sappiamo un po' cosa stiamo vivendo, questo stato di confusione interiore, queste emozioni, sentimenti contrastanti. E nonostante ogni giorno sia simile al precedente e a quello successivo, non possiamo dire la stessa cosa per gli stati d'animo che cambiano continuamente. Almeno io adesso, ecco, parlo per me perché non posso parlare per tutti, per cui si sono sovrapposti, susseguiti tanti stati d'animo e emozioni contrastanti. Siamo passati, dalla sorpresa alla paura, al timore, al terrore, allo sconforto, poi magari ecco, alla ribellione, alla presa di coscienza e forse alla forma di un nuovo pensiero da parte mia. E per cui io, dopo aver superato i momenti più brutti, forse ho trovato un po' un equilibrio ecco, per attraversare questo tempo. E con la mente sono già oltre, sono già al dopo, a quando torneremo a guardare il mare. E il mare rappresenta un po' tutte le cose di fuori, le chiamo io nel libro, da cui siamo stati, purtroppo è così, allontanati. E se vuoi ne parleremo, meglio, cioè cosa sono per me queste cose di fuori e cos'è il mare. Che non si sofferma solo al mare in senso materiale, ma è un qualcosa di molto più intimo e più profondo. Assolutamente. Spero di avere occasione o di assistere proprio ad una pubblicazione, ad una presentazione con il pubblico. Speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Maria Teresa, io mi sono soffermata anche sul sottotitolo, Pensieri riversi, posizione fetale. Perché? Allora, Giulia, qualcuno ha detto, se non erro era Pavese, che voleva parlare ma poi ha scritto, no? Allora, io in questo periodo, dopo una fase iniziale, non sono più riuscita a parlare con nessuno perché purtroppo il dialogo, era quasi impossibile, almeno il sano confronto, il dialogo, per cui ho cominciato a parlare da sola, ma il mio parlare vuol dire scrivere. Io scrivo soprattutto di notte e quindi di notte, ecco, hai presente il nostro sonno, almeno il mio si svolge spesso in posizione fetale. E quindi, perché la posizione fetale, sai, rappresenta un po', il raccoglimento, cioè, è una simbologia proprio primordiale quando noi ci chiudiamo a guscio, per difenderci da tutto quello che c'è all'esterno. E alla stessa maniera io ho fatto con i miei pensieri. Questi miei pensieri di notte si raccoglievano in posizione fetale per difendersi da tutto quello che c'era intorno e riflettevano, si riflettevano quasi, perché era un riflettermi, un parlare con me stesso, quindi erano il frutto di un colloquio intimo. Era, sai, quella ricerca silenziosa durante le notti dei vari perché. E quindi era questo pensiero che non voleva spegnersi e c'era quel dormiveglia in posizione fetale. Fetale. Maria Teresa, quali sono stati gli stati d'animo che naturalmente hanno ispirato la composizione di questa tua ulteriore brillante fatica letteraria?
di cui ti ho detto poco fa, quelle emozioni molto diverse tra loro che si susseguivano, devo dire che questo libro mi ha, sai, è facile dire che scrivere è catartico, però in effetti è così, perché io man mano che scrivevo realizzavo quello che stavo vivendo e i miei cambiamenti. E sono arrivata ad una mia, dire serenità forse esagerato, ecco, però ho raggiunto un equilibrio per quanto riguarda sia il mio stato d'animo che i miei pensieri. Quindi è un libro che mi ha aiutata molto perché mi ha dato la consapevolezza, anzi quasi la certezza delle nostre fragilità, di quando siamo davvero nulla al cospetto del creato. È che invece l'importante lo troviamo proprio fuori da quella finestra entro cui siamo rinchiusi, circoscritti, quelle cose di fuori, quindi il mare, ti dicevo prima, il mare che è preso a simbolo perché rappresenta tutto quello che c'è all'esterno, io ho capito che mi avvicina a qualcosa di più grande, cioè all'espressione di un bene supremo che c'è in natura. Io nell'osservazione e nel sapere quando mi mancavano queste cose di fuori, ho capito quanto siano importanti e quanto in esse c'è davvero il mio credo. Ecco, forse ho rafforzato quella spiritualità che io già avevo, l'ho ritrovata e l'ho rafforzata. Sono le cose in cui io vedo la bellezza e la grandezza di Dio. Di Dio. Ed è per questo che voglio tornare a quelle cose di fuori, perché quelle siamo noi, ci rappresentano. Bene, Maria Teresa, questa frase emblematica, tutto ciò che non sarà stato fatto, lo avremo fatto a noi stessi. Ce la vuoi spiegare? Da spiegare, però ecco, in un esergo, in poche parole c'è tanto, perché noi in pratica non stiamo vivendo, cioè nel senso lo stiamo chiamando tempo sospeso, però noi stiamo vivendo una realtà che non è nostra, cioè stiamo vivendo in virtù di ciò che altri al nostro posto ci hanno detto di fare, quindi noi non stiamo vivendo secondo le nostre necessità. Perché le nostre necessità sono altre. Noi, diciamo, ci stiamo precludendo di vivere a seconda delle nostre necessità. E questo non è un bene, perché tu sai benissimo che è un soffocare gli istinti naturali. Perché noi, come tutte le cose di fuori e come tutti gli animali di fuori che ci sono in natura, abbiamo delle necessità primarie o primordiali forse, che sono quelle di camminare, di respirare, di abbracciare, di toccare, anche di annusare l'altro nostro simile, perché noi non siamo tanto dissimili dagli animali. Per cui tutto quello che stiamo facendo adesso non è naturale. Quindi Assolutamente. ci stiamo privando, del bene che ci è stato dato per natura. Ma vada bene, Rita, io non è che mi sto ponendo al di sopra di tutti o di tutto. Cioè io sto dicendo, non sto dicendo delle assurdità, sto dicendo delle verità, credo, incontestabili, per cui sì, le stiamo accettando, però non credo che, diciamo, sia logico o naturale non poter fare una passeggiata nei boschi o al mare. Quindi noi stiamo vivendo, ecco, questo tempo che non è nostro, in virtù di ciò che altri ci stanno dicendo di fare. Chiaro, sappiamo, non voglio entrare in questo contesto, che c'è il virus, va affrontato sotto, diciamo, in altre maniere, però per me, per il mio pensiero, non credo che la maniera giusta sia quella di allontanarti dal mare, dai boschi, dalla montagna, dove noi ci rigeneriamo, perché a contatto della natura noi tra noi avviene uno scambio positivo di energie. Non può che farci bene questo riavvicinarci alla natura di cui facciamo parte. Quindi io penso che, ecco, tutto quello che non stiamo facendo di bene è il male che stiamo facendo a noi stessi. Mio pensiero. Certo, inconfutabile direi, almeno per il mio punto di vista.
Maria Teresa, l'immagine di copertina del testo molto particolare, di chi è? E come mai reca il titolo Come in cielo, così in terra? Giulia, sì, ti ringrazio di avermi chiesto anche questo, così mi dai modo, ecco, di parlarne, perché anche l'immagine di copertina è stata una cosa spontanea, non pensata, ed è un dipinto di mia figlia Marica. Anche lei durante questo lockdown ha ripreso la sua vecchia passione, che è la pittura. Chiaramente era stata trascurata perché non aveva più tempo durante gli anni lavorativi. E invece in questo periodo l'ha ripresa e questo dipinto mi è piaciuto tantissimo perché si sposa perfettamente con il tema del mio libro. Lo abbiamo chiamato Come in cielo, così in terra, proprio perché c'è l'unione del mare al cielo, ecco, questo l'unione del materiale della terra con il cielo. Con il E cielo. quindi anche in questo ci vediamo, diciamo, una nuova rinascita, come in cielo, così in terra, ecco la bellezza dei cieli, ritrovarla sulla terra. Maria Teresa, la struttura del volume. La struttura, ecco, sono 108 pagine, come hai detto tu, e tre sezioni, cioè nel senso che le prime 80 pagine trattano questo argomento di cui abbiamo parlato. Poi se vuoi possiamo anche leggere magari giusto Certo. qualche pezzettino, qualche passaggio, ma per far vedere la maniera, perché è tutta prosa poetica, poi ci sono delle poesie contestualizzate. Le poesie devo dire che sono un po' molto forti proprio perché rappresentano lo stato d'animo di questi momenti, sono tutte relative al lockdown, oppure ci sono poesie, sai, per coloro che sono andati via, all'improvviso senza poter abbracciare i loro cari, insomma c'è un po' tanto. Però soprattutto poi, sai, ho cercato anche di metterci dentro dell'ironia. La rabbia è stata sostituita dall'ironia, poi ci sono le lacrime, c'è il pianto, c'è il sorriso, c'è la speranza, soprattutto chiude con la speranza nell'amore. È inutile, è solo l'amore che potrà salvarci, ne sono convinta, convintissima, e purtroppo noi stiamo disimparando ad amare. Invece quello, secondo me, è il vaccino più potente al mondo. Quindi dobbiamo riprendere, questa sana e bella abitudine di amare a 360 gradi. E Maria questa è la Teresa, prima parte, poi c'è un racconto storico. Scusami Giulia, ti ho interrotta. no, continua, io intanto mi volevo intrufolare con un'altra Dimmi, dimmi, domanda. no, vai, vai, vai Sì, pure. volevo tu ci accennassi al racconto storico SOS Adriatico. Sì, e infatti sì, e la seconda parte, ecco, sono poche pagine perché è un racconto breve, c'è questo SOS Adriatico dove parlo del naufragio, diciamo, della Eden 5 che accadde anni fa a Marina di Lesina, credo 30-40 anni fa, ora non ricordo bene la data, e che riversò in mare 33 barili di rifiuti tossici, per cui, insomma, ci vollero poi tanti anni, intervenne anche Legambiente nel 2009 per far bonificare l'area di Marina di Lesina e quindi ecco approfittato con un racconto di fantasia per poter parlare anche di questo scempio ambientale, quindi in denuncia delle ecomafie. Bene, Maria Teresa, io ho scelto di leggere un breve passaggio del tuo libro, poi chiaramente se tu vuoi aggiungere dell'altro in conclusione di questa nostra breve ma intensa chiacchierata. Mercoledì, ore 9:30. Guardo in strada, il deserto dilaga, la ressa è scomparsa, scende in me. Dove gli assembramenti sono frequenti e tra i sottopassaggi circola inchiostro rosso. Ho bisogno di mettere qualcosa sotto i denti per evitare che i suoni rimbalzino tra le pareti e ne risenta la grammatica con i refusi che vengono a galla.
mi resta il pensiero e un vassoio da svuotare. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Una mela, un kiwi, un dattero, una banana. La mela si può mangiare solo al mattino e nei giorni dispari. La banana in quelli pari, dopo le 18 se piove, se grandina anche dopo le 19. Gli altri frutti a scelta, secondo necessità fisiologiche. Non chiedermi il perché. Bisogna rispettare le regole, se non vuoi essere fuori, sempre che non siano deleterie per la tua salute. E siccome la banana a sera mi risulta indigesta, la mangio al mattino, posticipando la mela alle 18, perché qui non grandina neanche per decreti emanati. Ma mi attengo ai giorni pari e dispari secondo disposizioni. I flaconi mi guardano da lontano. Zinco 10 gocce, lattoferrina fino a esaurimento scorte, vitamina C, D3, K2, Everest e Kilimangiaro. Il Monte Bianco è sconsigliato, aumenta il picco glicemico con la montagna di panna sulla cima. Tiro a sorte e scrollo le foglie morte. Un frullato mescolerà le carte senza distinguere cos'è rinata. Commentiamo, Maria Teresa, questo passo. Di dire, però anche in una maniera un po', ecco, quella speranza, no? Anche in una maniera un po' ironica, a me l'ironia appartiene molto. Per cui quando sono arrabbiata, ecco, siccome non riesco ad essere cattiva, divento ironica e quindi gioco con le parole, perché comunque mi piace giocare con le parole. Per me, le parole sono un po' come il Lego dei bambini, no? Per cui poi alla fine, vedi, ci ho giocato anche sulle vitamine, tutte quelle vitamine che cerchiamo di prendere per tutelarci, difenderci. Sono arrivata alla B2, K2, ci ho messo il Monte Bianco con la montagna di panna sulla cima. Panna. Cioè, poi alla fine, ecco, questo libro, per questo è un libro nato davvero in maniera spontanea, perché io non ho limato niente, io la notte scrivevo, mi divertivo. C'è tutto, troverai anche dei passaggi in cui io dico tranquillamente: ieri ho pianto. E spiego perché ho Bene. pianto, il giorno dopo dico: oggi mi sono ripresa, e spiego perché mi sono ripresa. Maria Teresa, dove è possibile acquistare il testo? Al momento, noi stiamo avendo dei problemi su Amazon, me lo hanno detto gli amici che hanno cercato di richiederlo. Al momento è presente alla Mondadori di San Severo e di Foggia, è presente a Cerignola da Biblios e da Notarangelo a San Severo. Adesso spero farò altre presentazioni anche online e speriamo quest'estate di farne altre per portarlo un po' in giro. Vediamo un po'. In presenza, invochiamo, come ho detto in un punto della trasmissione, in presenza e con il pubblico che naturalmente è la colonna portante del nostro lavoro, delle nostre presentazioni. Maria Teresa, io volevo fare un piccolo accenno prima di lasciarci anche alla tua produzione in Serbia. Ah, vabbè, diciamo quello ormai è un capitolo quasi chiuso, perché comunque è stata diciamo, una presenza durata anni, perché sono presente in tantissime antologie letterarie, anche riviste e in vari libri. E poi ho pubblicato anche una mia silloge poetica personale tradotta dalla scrittrice italo-serba Mirjana Dobrilla. E questo libro è un libro che raccoglie varie mie poesie ed è stato distribuito in Serbia nel 2017. Poi continuo ad essere presente di tanto in tanto ancora nelle antologie letterarie.
Ultimamente direi che è il periodo della Spagna, perché in Spagna sono presente tantissimo anche con delle interviste in varie riviste letterarie. Sei internazionale, diciamolo. Maria Teresa, delle considerazioni che vuoi aggiungere in conclusione di questo settimo appuntamento di Salotto Culturale? Considerazioni, innanzitutto io devo farti i complimenti, perché anche tu sei un vulcano, sei iperattiva, fai tante cose e davvero ti faccio i miei complimenti. E chiaramente io spero continuare a vederci. Assolutamente sì. Quindi ti ringrazio per la stima che hai ricambiata. Oltre alla stima c'è anche l'amicizia, c'è l'affetto, perché purtroppo conoscendoci cioè purtroppo per fortuna, da tanti anni abbiamo imparato, ecco, anche a volerci bene, quindi parliamo di quell'amore che aiuta a vivere meglio. Noi oggi, sai, io sono arrivata anche a questa considerazione, che io sono sempre stata convinta che esistano due condizioni, no? Il bene e il male, cioè non esistono zone d'ombra. Tra il bene e il male non c'è un qualcosa a metà, non esiste, cioè al limite noi potremmo chiamarli compromessi, ma a fondo si chiama compromesso, che è un qualcosa che non ha nulla a che fare, non è né bene e né male. E quindi in questo momento io dico che si vede di più, è più marcata la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. E anche noi, sai, come persone, le belle persone stanno diventando ancora più belle. Assolutamente. Di quelle cattive non ne parliamo, però le belle persone stanno diventando ancora più belle. Cioè, questa demarcazione io la vedo ancora più netta e quindi voglio sperare di procedere ancora in questa direzione, che siano ancora di più le persone che passino dall'altra parte per diventare più belle. Speriamo, Così speriamo, questo è uno dei tanti auspici, dei numerosi a tanti guardare il nostri mare. buoni propositi. Maria Teresa, io ti ringrazio, ripeto, di essere stata con noi, seppur a distanza da San Severo, in questo settimo appuntamento. Naturalmente ci riserviamo di vederci, di persona in occasioni migliori, come dicevamo, spesso nel corso della puntata, magari per una presentazione pubblica, di questo tuo ultimo capolavoro. E io ringrazio anche tutti coloro i quali, settimanalmente seguono il format di Salotto Culturale e la regia di Andrea Colaianni, e con Salotto Culturale l'appuntamento è fissato a venerdì prossimo. Grazie a tutti. Grazie, ringrazio io tutti voi.